Dall'autunno a gennaio, bambini si gioca a biglie e grandi a carte. Nuto sapeva tutti i giochi, ma preferiva quello di nascondere e indovinare la carta, di farla uscire dal mazzo da sola, di cavarla dall'orecchio del coniglio. Ma quando entrava al mattino e mi trovava nell'aia al sole, rompeva in due la sigaretta e accendevamo. Poi diceva, e andiamo a vedere sui coppi. Sui coppi voleva dire nella torretta della piccionaia, una soffitta che ci si saliva su per la scala grande, sopra il ripiano dei padroni, e si stava chinati. Lassù c'era una cassa, tante molle rotte, trabiccoli e mucchi di crine. Un finestrino rotondo che guardava la collina del Salto mi sembrava la finestra di Gaminella. Nuto rovistava in quella cassa. C'era un carico di libri stracciati, di vecchi fogli color ruggine, quaderni della spesa, quadri rotti. Lui faceva passare quei libri, li sbatteva per levargli la muffa, ma a toccarli per un po' le mani ghiacciavano. Era roba dei nonni, del padre del Sor Matteo che aveva studiato in Alba. Ce n'era di scritti in latino come il libro da messa, di quelli con dei mori e delle bestie, e così avevo conosciuto l'elefante, il leone, la balena. Qualcuno, Nuto, se l'era preso e portato a casa sotto la maglia. Tanto, diceva, non li adopera nessuno. Cosa ne fai? Gli avevo detto. Non comprate già il giornale? Sono libri, disse lui. Leggici dentro finché puoi, sarai sempre un tapino se non leggi nei libri. Eccoci nella sala documentale all'interno del Museo Pavesiano presso la Fondazione Cesare Pavese, quindi nel borgo antico di Santo Stefano Belbo. In questa sala inizieremo a scoprire, a conoscere Cesare Pavese traduttore. È una passione che lo scrittore ha scoperto negli anni dello studio universitario, quindi tra il 1926 e il 1930. Una passione che ha coltivato e ha portato avanti, e non a caso lui ha concluso il suo percorso universitario con una tesi sul poeta americano Walt Whitman. Poco dopo, nel 1932, per un compenso di sole 1000 lire, Cesare Pavese ha tradotto Moby Dick di Herman Melville, di cui qui in fondazione conserviamo la copia. Un'edizione, una copia edita da Frassinelli Editore di Firenze, casa editrice per la quale Cesare Pavese tradusse due libri di Topolino. In realtà non si trattava proprio di fumetti, ma di fotogrammi tratti dai film. Questo forse è un aspetto che non tutti conoscono, ma è un aneddoto che noi vogliamo raccontarvi e ricordare. Qui alle pareti vediamo una serie di fotografie in bianco e nero che immortalano i luoghi pavesiani non solo quelli di Santo Stefano Belbo, ma quelli che veramente hanno scritto l'intera biografia di Cesare Pavese, a partire ovviamente dalla casa natale, il liceo d'Azeglio che Pavese ha frequentato a Torino. Ricordiamo, un suo professore fu Augusto Monti, che poi divenne anche una sua guida poi anche dopo gli studi. Via la Marmora, dove ha vissuto per tutta la vita a casa della sorella Maria, che a differenza sua si era sposata, aveva avuto dei figli. E poi il Confino, quindi Brancaleone Calabro. Continuiamo con Serralunga di Crea, dove lui si è rifugiato con la famiglia nel secondo dopoguerra. L'aspetto bello di questo percorso fotografico è che noi possiamo ricondurlo e abbinarlo anche ai romanzi di Pavese e all'intera opera pavesiana, a partire dalla Luna ai Falò, al Carcere per quanto riguarda il discorso del Confino, la Casa in Collina, Serralunga di Crea. E dalla traduzione di Cesare Pavese arriviamo alla poesia. Cesare Pavese ha iniziato il suo percorso professionale, oltre che da editore e traduttore, come poeta. La sua prima raccolta di poesie, Lavorare stanca, venne pubblicato nel 1936 a Firenze dalla casa editrice Solaria. Solo in seguito, solo nel 1941, Pavese arriva alla narrativa e quindi al romanzo. La sua prima opera è Paesi tuoi, 1941. Un'opera nata, diciamo, dalla spinta di Pinolo Scaglione, il Nuto della Luna ai Falò, che lo invogliò e lo indusse a tradurre, mettere per iscritto, in realtà i racconti, la lingua parlata. Anche nei romanzi, nella letteratura italiana, Cesare Pavese fu innovatore.
Innovatore perché lui era alla ricerca di periodi molto asciutti, brevi, concisi, un linguaggio essenziale. Così come per la letteratura americana, lui era alla ricerca dello slang, quindi della lingua parlata, proprio per essere più vicina al popolo, essere più vicino a tutti. Non a caso lui aveva anche un contatto in America, Anthony Chiuminato, di origine chiaramente italiana, al quale lui inviava delle parti di testo, non tanto per farsele tradurre o correggere dal punto di vista grammaticale, quanto appunto per lo slang. Lo slang, quindi la ricerca di un linguaggio asciutto, periodi brevi, che lui ricerca nella letteratura americana, lo possiamo anche ritrovare poi nei suoi romanzi, nei suoi racconti, nella narrativa di Cesare Pavese. Una narrativa che appunto arriva nel 1941 con Paesi tuoi e termina poi nel 50, purtroppo molto molto presto, con La luna e i falò. Il romanzo ambientato a Santo Stefano Belbo, dove ci sono i luoghi, ma soprattutto anche le persone realmente esistite in paese. Qui in fondazione abbiamo conservate le prime copie, le prime edizioni di tutti i romanzi di Cesare Pavese, compresa quella de La luna e i falò, in particolare quella che lui ha dedicato a Pinolo Scaglione, il Nuto che appunto è nella Luna e i falò, che è datata poco prima della morte di Pavese, del suicidio, 1950. Ed è con questa dedica e con questo romanzo che noi vi salutiamo e vi aspettiamo proprio qui, sui luoghi di Cesare Pavese.